Passiamo ora la parola al dottor Lanzione, che ci illustrerà qualche passaggio sull'aspetto più squisitamente tecnico tra Ducato e Lira, e quindi fra ex Regno Borbonico e Regno d'Italia. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio gli amici della Panacea e l'amico Giancarlo Forina che mi dà questa possibilità di aver fatto una ricerca su un noto e notissimo, anzi, il nostro personaggio che su tutti i libri di storia, ognuno di noi. Molti storici dell'epoca moderna hanno fatto luce sugli eventi che hanno caratterizzato l'unità d'Italia, dimostrando con certezza che la cultura di regime stese dai primi anni dell'unità un velo pietoso sulle vicende risorgimentali e sul loro reale evolversi. Tutte le forme di influenza sulla pubblica opinione furono messe in opera per impedire che la sconfitta dei Borboni o la rivolta del popolo meridionale si collassasse di toni positivi. Si cercò di rendere patetica e ridicola la figura di Francesco II, il Franceschiello per intenderci, arrivando alla volgarità di quelle più effimere che attraverso. A mio parere, quindi, le ragioni sono composite, ma riconducibili a un concetto che il D'Azeglio enunciò nel secolo scorso: abbiamo fatto l'Italia, adesso bisogna fare gli italiani. E possono essere semplificate nel seguente modo: la cultura italiana deve sradicare dalla coscienza e dalla memoria il modo piratesco con il quale l'unità si ottenne, ammantando di leggende l'eroico operato dei garibaldini. In campo economico, la visione che si dette del regno delle due Sicilie fu, se possibile, ancora più lontana dalla realtà. Il sud borbonico era un paese strutturato economicamente su due dimensioni, essendo a quel tempo gli scambi con l'estero facilitati dal fatto che nel settore delle produzioni mediterranee il paese meridionale era il più avanzato del mondo. Saggiamente i Borboni avevano scelto di trarre tutto il profitto possibile dei doni elargiti della natura e di proteggere la manifattura dalla concorrenza straniera. Il consistente surplus della bilancia commerciale permetteva il finanziamento delle industrie, le quali erano sufficientemente grandi e diffuse, sebbene ancora non perfette, e con una capacità di proiettarsi sul mercato internazionale limitata, come d'altra parte tutta l'industria italiana del tempo e dei successivi 100 anni, posso aggiungere. Il paese era pago di sé, alieno da ogni forma di espansionismo territoriale e coloniale. La sua situazione economica era lenta ma sicura. Chi reggeva lo Stato era contrario alle scommesse politiche e preferiva misurare la crescita in relazione all'occupazione delle classi popolari. Nel sistema napoletano la borghesia degli affari non era la classe egemone, a cui gli interessi generali erano ottusamente sacrificati come nel regno sardo, ma era una classe al servizio dell'economia nazionale. In realtà il problema centrale dell'intera vicenda è che nel 1860 l'Italia si fece, ma si fece malato nelle casse del Banco delle Due Sicilie. Il problema piemontese consisteva nel mancato rispetto della convertibilità della propria moneta, vale a dire che per ogni lira di carta piemontese non corrispondeva un equivalente valore in oro versato presso l'istituto bancario emittente. Ciò dovuto alla folle politica di spesa per gli armamenti dello Stato. In parole povere, la valuta piemontese era carta straccia.
mentre quella napoletana era solidissima e convertibile per la sua propria natura. Una moneta borbonica doveva il suo valore a se stessa, in quanto la quantità d'oro o d'argento in essa contenuta aveva valore pressoché uguale a quello nominale. Il valore quindi intrinseco della moneta era uguale al valore estrinseco. Per tali ragioni offriva ampiamente le garanzie di cambio accettate da tutti e non conosceva minusvalenze. Senza il saccheggio del risparmio storico del paese borbonico, l'Italia sabauda non avrebbe avuto un avvenire. Sulla stessa risorsa faceva segnamento la Banca Nazionale degli Stati Sardi. La montagna di denaro circolante al sud avrebbe fornito 500 milioni di monete d'oro e d'argento, una massa imponente da destinare a riserva, su cui la Banca d'Emissione Sarda, che in quel momento ne aveva soltanto per 100 milioni, avrebbe potuto costruire un castello di carta monete bancarie alto 3 miliardi. Come il diavolo Brombini, Bastoggi e Balduino, titolari e fondatori della banca che sarebbero poi divenuta Banca d'Italia, non tessevano e non filavano, eppure avevano messo su bottega per vendere lana. A seguito dell'occupazione piemontese fu immediatamente impedito al Banco delle Due Sicilie, diviso per il Banco di Napoli e Banco di Sicilia, di trasmettere dal mercato le proprie monete per trasformarle in carta moneta, così come previsto dall'ordinamento piemontese, poiché in tal modo i banchi avrebbero potuto emettere carta moneta per un valore di 1.200 milioni e avrebbe potuto controllare tutto il mercato finanziario italiano, benché ai due banchi fu consentito di emettere carta moneta ancora per qualche anno. Per loro, invece, attraverso apposite manovre passò nelle casse piemontesi. Tuttavia, nella riserva della nuova Banca d'Italia non risultò esserci tutto l'oro incamerato e attraverso atti parlamentari di quell'epoca testimoni che mancavano dei soldi, forse che sono andati presso altri stati. Evidentemente parte di questo aveva preso altre vie che per la maggior parte furono quelle della costituzione e finanziamento di imprese al nord, operato da nuove banche, che avrebbero investito sempre al nord, ma con gli enormi capitali rastrellati al sud. Ancora adesso, a ben vedere, il sistema creditizio del meridione risente dell'impostazione che allora si diede. Gli istituti di credito adottano ancora oggi politiche ben diverse tra il nord e il sud, effettuando la raccolta del risparmio nel meridione e gli investimenti nel settentrione. Il colpo di grazia all'economia del sud fu dato sommando il debito pubblico piemontese enorme nel 1859, lo stato più indebitato d'Europa, alle rilevanti quasi a zero di debito pubblico del Regno delle Due Sicilie. Quindi avevamo una situazione economica letteralmente opposta, come nord e sud. Quindi avevamo noi la moneta forte e loro indebitati fino al collo. Dotati di un sistema di finanza pubblica che forse rigidamente poco investiva, ma che pochissimo prelevava dalle tasche dei propri sudditi, il risultato fu che le popolazioni e le imprese del sud dovettero sopportare una pressione fiscale enorme, sia per pagare i debiti contratti dal governo
del governo Savoia nel periodo preunitario, anche quelli per comprare quei cannoni a canna rigida che permisero la vittoria sull'esercito borbonico. Sia i debiti che il governo italiano contrarrà a seguire in una folle corsa all'avorio delle banche del sud, la moneta italiana fu costretta al corso forzoso, cioè fu considerata dalle piazze finanziarie inconvertibile in oro, segno inequivocabile in uno stato delle finanze disastroso e di un'inflazione stellare. I titoli di Stato italiani arrivarono a valere 2/3 del valore nominale, quando quelli emessi dal governo borbonico avevano un rendimento medio del 18%. Ci vorranno molti decenni perché l'Italia post-unitaria dal punto di vista economico possa riconquistare un qualche credibilità. L'odierna arretratezza economica del Meridione è figlia di quelle scelte scellerate e di almeno un cinquantennio di politica economica dissennata, è assolutamente dimenticata dell'ex regno di Napoli da parte concentrata da pochi possidenti che la tenevano a latifondo o tenuto, come si dice, a mano morta dalla Chiesa, mentre valevano ancora i diritti feudali di decima e di fruizione pubblica di terreni comunali. La questione economica del regno di quell'epoca presentava aree disomogenee. La ricchezza aumentava dall'entroterra alle coste, dalle campagne alla città. Napoli era una delle città più popolose d'Europa e la sua provincia, forte anche delle rendite del governo e della corte, potevano competere con le province più sviluppate del nord-ovest, mentre esistevano aree estremamente povere come l'entroterra, Calabro e Lucano. Nel regno delle due Sicilie l'economia era profondamente basata sull'agricoltura. Il metodo di coltivazione era basato sul sistema feudale. Latifondi coltivati dai braccianti producevano grano per il solo autoconsumo. Gli aristocratici che li possedevano non vivevano nei loro possedimenti, ma perché trovavano disdicevole occuparsi della loro gestione. Di conseguenza non avevano interesse a investire nel migliorare le tecniche produttive o in colture più redditizie come l'olivo o i frutteti. I prezzi risultanti erano alti per la poca quantità e assieme alle barriere doganali scoraggiavano il commercio. La vita dei braccianti doveva essere ben misera, la malaria, i briganti e la mancanza d'acqua facevano il resto. Costringevano le popolazioni ad ammassarsi in villaggi che distavano anche una ventina di chilometri dalle zone in cui essi lavoravano. L'analfabetismo era pressoché completo e ancora nel 1861 esistevano luoghi in cui l'affitto, le decime al parroco, la protezione venivano pagati in natura. La disoccupazione era diffusa, tanto che osservatori dell'epoca riportarono come un contadino del sud guadagnasse la metà del contadino del nord. Al contrario, il nord-est del paese avrebbe almeno in parte recepito le tecniche della rivoluzione agricola del nord Europa, introdotte nel corso delle campagne napoleoniche. L'agricoltura era praticata da fattori del nord e da mezzadri in Toscana e alimentata da capitali della città che agivano come centri finanziari. La legislazione delle acque era più avanzata e l'intensa canalizzazione permetteva la coltura intensiva del riso che poteva essere esportato. Il sud non era privo di industrie. Le uniche realtà sono rappresentate dalle officine di Petrarsa, la ferriera di Mongiana e i cantieri navali di Castellammare di Stabia, fortemente voluto dalla corona in quanto
quanto strategica per ridurre la dipendenza dalle importazioni inglesi. Il loro impatto sull'economia globale del resto del regno si considerano limitato. Nel campo dei trasporti vennero conseguiti alcuni primati sorprendenti, come la prima nave a vapore in Italia e il primo ponte di ferro, ma all'investimento in strade e ferrovie, reso difficile dall'entroterra collinoso, venne soprattutto preferito il trasporto marittimo, facilitato dalla significativa estensione delle coste, tanto che la flotta mercantile borbonica divenne la terza in Europa per numero di navi e per tonnellaggi complessivi. L'inaugurazione nel 1839 degli 8 chilometri della Napoli Portici, prima ferrovia italiana, aveva suscitato grande entusiasmo. Tuttavia, solo 20 anni dopo, le ferrovie settentrionali si estendevano per 2035 chilometri. Mentre Napoli era collegata soltanto con Capo e Salerno, totalizzando 98 km di linea ferrata. Analogamente nel 1860 erano prive di strada e quindi di fatto irraggiungibili ben 1621 comuni su 1848. Ed autoritario, in cui le autonomie locali venivano sottoposte al rigido controllo del governo centrale. Il nuovo governo disattese le aspettative sia dei democratici sia dei repubblicani, che pure avevano favorito l'Italia, ma che auspicavano un nuovo ordinamento agrario e adeguati spazi politici nella gestione del paese. Il controllo dell'ordine pubblico divenne sempre più problematico. Molti braccianti meridionali avevano sperato che il nuovo regime assicurasse un qualche riforma agraria. Non solo le loro aspettative andarono deluse, ma il nuovo governo introdusse la leva obbligatoria e inasprì le imposte.